Buonasera a tutti e benvenuti al Palafila Rete per questa partita valevole per la settima giornata del pool promozione. Si sfidano Olimpia Legnaia Basket e Spezia Basket. Passiamo subito alla lettura dei roster, partendo dalla formazione ospite, che schiera il numero 1 Bolis Alessio, il numero 5 Gaspani Leonardo, il numero 6 Suliauskas Augustas, il numero 8 Menicocci Ettore, il numero 10 Dimporzano Pietro, il numero 12 Kozman Julian Christian, il numero 15 Fazio Lorenzo Capitano, il numero 20 Retani Christian, il numero 23 Casoni Federico, il numero 30 Rutti Francesco, il numero 32 Rocchi Sebastian, il numero 44 Kibildis Darius, allenatore il signor Bertelà Maurizio, il primo assistente Lerici Alessandro. Mentre per la formazione di casa abbiamo il numero 3 Bandinelli Niccolò, il numero 4 Pineschi Giulio, il numero 6 Spillantini Guglielmo, il numero 8 Cambi Matteo Capitano, il numero 14 Padoin Marco, il numero 15 Susini Francesco, il numero 16 Rosi Mattia, il numero 17 Coli Lorenzo, il numero 18 Del Secco Daniele, il numero 24 Caluce Matteo, il numero 25 Sec Falù, il numero 32 Andrei Matteo. Capo allenatore il signor Zanardo Riccardo, primo assistente Nudo Gennaro, secondo assistente Frizzi Matteo. Accanto a me in cabina di commento, al commento tecnico, la mia fida spalla che dopo una breve parentesi di ferie che si è preso ieri per la riunione di condominio torna qui più contento che mai perché il Milan è in Champions League e quindi le sue pene calcistiche sono finite per questa stagione. Ciao Federico e benvenuto alla partita. Buonasera, buonasera a tutti. Qui abbiamo subito un problema di microfono, di base microfono. Eccoci qua, siamo a posto dopo la lettura dei roster e quant'altro. Ci abbiamo all'inizio di questa partita, mancano 2 minuti. Grazie per l'intro delle pene calcistiche. Abbiamo sfangata. E niente, che partita sarà? Vediamo, le due squadre vengono entrambe da una sconfitta, se non sbaglio Spezia in casa con Agliana e Legnaia in casa con Castelfrentino dopo un overtime su un finale di partita pazzesco. Legnaia ha poco da chiedere a questa stagione se non provare a prendere quella vittoria che il sottoscritto ha detto poteva essere l'ultima opportunità sabato scorso con Castelfrentino. Oggi è l'ultima partita della stagione in casa, se sono nell'ultima occasione oggi, penso che domenica nell'ultima partita a Don Bosco, scusate a PL, per l'amor di Dio, aiuto, me l'ha detto Zanardo di dire così, di fare questo errore, quindi tifosi Piellini, scagliatevi contro Zanardo, sia difficile, quindi Legnaia chiede a se stessi solamente di dare il massimo, Spezia invece deve provare a vincere la partita, perché come leggiamo la classifica in questo momento, dove prima è l'unico sano che era Livorno a 16 punti a punteggio pieno, poi segue Virtus Siena, Spezia, Agliana 8 a pari punti, Castelfiorentino e ultima Legnaia, quindi Spezia può provare ancora ad avere una piccola speranza per agguantare il secondo posto, ma deve comunque difendersi da Agliana, quindi ha un valore per anche la compagine spezzina portare a casa 2 punti, anche se hanno ormai la matematica certezza del playoff per agguantare il secondo e ultimo posto per la promozione in Serie B. Sono già le squadre in campo, Legnaia parte con il numero 8 Capitano Cambi, Del Secco Calugi, Spillantini Rosi, per quanto riguarda la Spezia parte Fazio, Kibildis, Casoni, Bolis e Suliauskas. Stasera la lingua lituana sarà un po' un calvario, ma te, vecchio uomo sovietico, Tarchi, sarai prontissimo a non sbagliare nemmeno un accento e una declinazione. Siamo pronti sulla palla 2, a te Tarchi il commento della prima palla 2 di questa partita di turno infrasettimanale. Siamo pronti, c'è il fischio arbitrale, saranno Rosi e Casoni a saltare, la recupera Caluce, il primo possesso è di Legnaia, Spillantini. Blocco di Del Secco che poi prende il blocco in allontanamento da Cambi, la palla finisce a Calugi, ancora Cambi in punta, ancora un ribaltamento di lato con Spillantini che sfrutta il pick and roll con Cambi, però viene sporcato il suo passaggio da Fazio e allora recupera Spezia che è già di là con Kibildis. Buona pressione di Spillantini sulla palla, adesso Suliauskas, blocco di Fazio, buono show di Cambi,
riceve Fazio a centrare, poi scaria per Casoni, ancora una combinazione tra i due, prende la riga di fondo Fazio, bravo cambia a contenerlo, e allora Bolis cerca la conclusione al limite dei 24, sbagliata, rimbalzo di cambio e riparte Legnaia. Buona difesa di Legnaia in questa prima azione offensiva di Spezia, è sicuramente di collettivo, anche di voce, buon preludio. Vediamo adesso la palla in po' sbasso, Spillantini, la ributta fuori per Rosi, in punta per Del Secco, ancora, scusate, Calugi, non Rosi, ancora Calugi, prova un gioco a due con Del Secco, dopo la rollata Del Secco fa spazio per tirare con l'uso del corpo, non è fortunato la conclusione, e così Spezia vola sull'intersezione con Bolis, la palla a Casoni, la passa sulle Auskas, penetra e scarica, ancora Bolis da tre punti, a segno Bolis, specialista da tre, mette i primi tre punti della partita. Sì, peccato, Legnaia di là ha sprecato una buona occasione con Del Secco. Bolis ne ha messi invece a segno tre. Vediamo cosa, come risponderà Legnaia. Ancora la palla a Del Secco, che stavolta subisce il fallo di Casoni. Primo fischio arbitrale a sanzionare un fallo della gara. Quindi siamo pronti a ripartire con una rimessa dal fondo per la squadra allenata da coach Zanardo, che dà indicazione ai suoi su come disporsi per questa rimessa. Sembra già di osservare una zona di Spezia, una pari, una 2-3, con Suliauskas e Kivildis davanti. Calugi, blocco di Del Secco. Calugi da casa sua, Ferro, si lotta a rimbalzo, la palla finisce nelle mani di Spillantini. Prova a riorganizzare l'attacco per Legnaia. Ancora Spillantini, a vantaggio Del Secco contro Kivildis. Cerca la palla per Rosi, che manda uno scarico per Spillantini a un secondo alla fine, prende il ferro Spillantini e quindi regala virtualmente un altro possesso a Legnaia, perché più di quello non poteva ottenere in quella situazione. Rosi, serie di cambi di mano, si prende un'altra tripla corta, scheggia il ferro, la tripla di Rosi, allora riparte Spezia con Suliauskas per Casoni. Casoni in palleggio, prende la punta, va a giocare un consegnato con il suo playmaker Fazio, ribalta ancora il pallone per Bolis al numero Suliauskas, non lo imparerò mai. Casoni da tre punti, lungo secondo ferro, rimbalzo Del Secco, apertura all'indietro stile rugby per Rosi, e lancio poi Spillantini sull'ala sinistra, ribaltamento tramite Del Secco a Rosi, pick and roll dinamico, adesso Spezia sembra tornata uomo, anzi lo è, spazio di Fazio su, tiro da tre punti di cambi, errore però del capitano di Legnaia, e così Casoni imposta l'azione offensiva sugli Auskas, Fazio alla fine lo chiamerò Siskauskas di sicuro, ancora Kivildis, ancora dentro per Fazio sugli Auskas, ancora dentro al suo centro, gioca sul perno, buon movimento per Fazio, ferro, tabellone dentro e altri due per Spezia, punteggio 5-0. Sì, Legnaia che comunque ha costruito delle buone azioni ma non è riuscito a finalizzare finora. Vediamo Rosi intanto, prende la riga di fondo, però prima della conclusione in reverse subisce il fallo di Bolis, quindi rimessa dal fondo per Spezia, Legnaia. Sì, nuova zona per Spezia. No, vediamo, forse si fa Bugiardi. No, sembra... No, zona. L'ha fatto già anche l'altra partita. Calugi rimette per Spillantini, prestato da Kivildis, che poi lo lascia solo. Allora, Spillantini si prende la tripla, in e out, peccato. Rimbalzo di Fazio, riparte Spezia con Suliauskas. Ancora Suliauskas, subito un buono skip in angolo per il suo tiratore Bolis, errore però del numero uno Bolis. Spillantini prova a accelerare ma è sotto numero l'attacco di Legnaia, Del Secco per Calugi, solito piccherol dinamico, Del Secco poi non rolla dentro, si spazia nel mezzo angolo, ecco il piccherol offensivo, Calugi cambi, vuole dentro, Calugi spazza via proprio difensore, ma ancora un errore da sotto per la compagine legnaiola, e ancora il punteggio non si sblocca dopo 4 minuti e poco più. Ancora Suliauskas, ancora Kivildis, buon gioco a due con Fazio, buon timing, buon spacing, brutta difesa di Legnaia su quel pick and roll e due punti facili per Spezia. Rosi, palla finisce a Del Secco e poi consegna Spillantini, prende velocità Spillantini e poi subisce uno schiaffone da Suliauskas. Quindi giro in lunetta per Spillantini, avrà la possibilità di mettere a segno i primi punti della gara per Legnaia.
Sì, Spilantini che con il passare delle giornate è sempre stato più poi l'infortunio di Nardi, il giocatore ha preso le chiavi in mano di questa squadra. Rendimento sempre in crescendo, sempre costante, alti e bassi, ma insomma sempre molto produttivo. Spilantini sblocca il punteggio per Legnaia e segna il primo punto appunto per la squadra di casa. Vediamo Guglielmo a segno 2-2 per cerare da queste parti in quest'anno il 2-2. Vediamo un po', ecco lo stesso Spilantini in difesa su Kibildis, Kibildis, spazio, gran palla tra i due lituani, gran taglio, gran passaggio, se ne mette due, sembra il gioco più facile del mondo, bravi, ottima intesa, Del Secco, ribaltamento ancora per Spilantini, difeso da Kibildis, ancora Spilantini, cambi, vediamo dentro la difesa di contenimento da parte di Spezza sul pick and roll con Fazio, buon taglio dal lato debole di Rosi, brutta spazzatura per Legnaia, dovrà forzare Calugi, ecco la forzatura, la penetrazione, buon primo passo di Calugi, non fortunato, ma non è fortunato nemmeno il giocatore Spezzino che purtroppo raccatta il pallone ma con i piedi fuori, quindi la palla rimane in mano a Legnaia con 14 secondi per tirare. C'è il primo cambio, esce Mattia Rosi dentro Niccolò Bandinelli. Sì, Bandinelli che comunque i punti nelle mani l'ha sempre avuti. Sì, intanto esce Bolis per Rutti. Bandinelli, dicevo, i punti nelle mani l'ha sempre avuti. Vediamo se riesce un po' a sbloccare la situazione da questo punto di vista per Legnaia e a trovare un canestro al campo. Spilantini prova ad attaccare. Lo scario è proprio per Bandinelli e si prende ancora una volta il cuore dell'area. Lo scario un'altra volta per Cambi. Tripla dalla punta sbagliata. Il rimbalzo è di Casone che dà a Suliauskas. È un'uscita per Rutti e poi arriva Fazio a bloccare per Suliauskas, viene lasciato solo al tiro sbagliato, però il tiro del numero 6, buon taglio fuori di Cambi, rimbalzo di Spilantini che consegna Del Secco in post, ancora uno scarico per Cambi e si prende un'altra tripla, stavolta la manda a segno Cambi in fiducia, giusto, l'hanno lasciato solo e lui ha punito la formazione ospite con una tripla. Sì, buona tripla a segno di Cambi. Adesso Spezia, Fazio, ribaltamento ancora Suliauskas in punta, marcato da Spilantini, Kibildis pick and roll con Casoni, ecco l'apertura in mezzo angolo piazzato per Casoni, l'errore, ma ancora Fazio fa la voce grossa al rimbalzo, ancora Suliauskas con un floaters che però non lo vede fortunato e quindi Legnaia prova ad andare dall'altra parte con Cambi in punta, riguarda il ferro, Calugi mette la palla in terra, gioca un pick and roll ancora Del Secco, consegnato per Calugi, passa dietro Spezia, ancora passa dietro Cambi, fidato alla penetrazione da Fazio, ma purtroppo l'ennesimo errore da sotto per Legnaia. Casoni sulle Auskas, gran palla ancora per Casoni, bravo Spilantini a recuperare subito, a aprire il contropiede per provare a correre, Mandinelli per Cambi, finta, buono appoggio da sotto, errore incredibile da parte di Cambi. E questo sono errori che non bisogna commettere a questo livello, cioè bisogna fare quello step tutti, non solo Matteo, ci mancherebbe, non si può sbagliare un canestro. Sì, anche perché Fazio aveva praticamente rinunciato a contestare il tiro di Cambi. Un errore a porta vuota, mentre qui un'altra combinazione, bellissimo taglio di Suliauskas che viene servito da Casoni. Spezia che torna a 6 lunghezze di vantaggio. Spilantini, blocco di Del Secco sulla palla. Prova ad andare dentro Spilantini, perde la bussola. Palla recuperata da Casoni che prova a lanciare Rutti. Controllo di Fiol Toto, ma efficace, però il suo passaggio per Suliauskas viene intercettato da Del Secco. Riparte Legnaia, Calugi. C'è una situazione sopra il numero. Vediamo se la sfrutterà la formazione coach Zanardo. C'è una schiacciata morbida di Daniele sull'assist di Bandinelli. Bravo a vedere a rimorchio il numero 18. Sesto e settimo punto della gara per Legnaia. Sì, Legnaia deve approfittare un po' di una difesa spezzina e sicuramente è attenta, ma non è aggressiva a livelli incredibili. Hanno provato Legnaia tanti tiri aperti, tanti tiri da sotto non contestati, deve alzare le percentuali. Spezia sembra fare più una partita di dispendio energetico nella parte offensiva con delle collaborazioni corrette e precise tra i due lituani con l'apertura del tiro a tre punti a parte di Bolis. Vediamo. Ancora con lo stesso Bolis, vediamo il taglio ancora dal lato debole davanti, bisogna romperlo quel taglio, ancora Suliauskas, non lo imparerò mai, Casoni,
ancora Casoni vuole un gioco un po' spasso, vuole dire attaccare Andrei, va in fade Casoni, prova un canestro ad alta difficoltà, errore, Bandinelli prova a correre, Ferrosi di nuovo rientrato, cambia in punta, ancora Bandinelli, pick and roll, passa ancora dietro Rutti, su quel pick and roll alla fine lo stesso Rutti commette fallo. Spezia che comunque meno male sia atteggiamento a uomo e sulla zona concede il tiro da fuori a Legnaia, anche nella gara di andata io ho visto naturalmente dalla televisione a casa, bravi commentatori spezzini, piacevole il commento e tutto, anche le riprese concedeva questo, sia poi una squadra organizzata sulle rimesse da fondo passano sempre zona 2-3 e là davanti con il talento dei lituani, della fisicità di Casoni e di Fazio, insomma, e Bollis sono una squadra che, se non erro, Farchi vorrei aggiungere, sempre molto attenta alle statistiche, davvero ingegnere statistico quale sei. Spezia partiva nell'inizio della fase di pool di qualificazione da una posizione piuttosto bassa, ha fatto un buon girone d'andata e di ritorno, o mi sbaglio? Poi prendo un granchio, perché Spezia nel pool promozione partiva da zero, punti, perché PL aveva vinto entrambi gli scontri diretti, quindi PL partiva da 4, Spezia partiva da 0 insieme a Legnaia, mentre Castel Fiorentina e Jana erano a 2 punti. Infatti nel parlare qui per parlare tra qui tra le mura di Legnaia, infatti si sottolineava la qualità del roster spezzino almeno nei primi 5-6 uomini, e si era sorpresa appunto che comunque era zero, ma che poteva essere, e infatti lo è, una squadra più che competitiva per questo livello qua. Vedremo un po', riparte la partita, spero riparte anche la diretta. Rimette, già ripartita, sì, abbiamo avuto problemi di regia. Bandinelli con la palla in mano, passa a Rosi, uscita di Bandinelli, blocco di cambio dinamico, Bandinelli lo ignora, va a provare ad andare fino in fondo, mano destra, appoggia mano sinistra, ma ennesimo errore, applaude comunque Coach Zanardo e prova a dare una sveglia anche alla sua panchina per dare un senso a questa partita. Fallo di Andrei, tecnicamente difesa inguardabile, invece di levare pressione sul primo palleggio è andato a metterla e così spende il suo primo fallo. Dai Matte, minuto importante anche per Andrei. Bandinelli in difesa sulla palla, Casoni, ancora Spezia, con Bollis, prende il centro dell'area, palleggia il resto tiro dal cuore dell'area, errore di Bollis, rimbalzo cambi, via con Bandinelli, prova a correre Andrei, viene ignorato da Bandinelli. Bandinelli vuole giocare insieme ai propri compagni. Il attraversamento di Rosi ben letto dal numero 20 Retani, e poi ancora lo stesso Retani riceve dal compagno e va a segnare un gran canestro su un Enduan, su un fallo per prendersi l'Enduan e quindi andare in lunetta con tiro libero aggiuntivo sul punteggio di 13-7 per Spezia. Anche Legnaia comunque, no, qui il tabellone è sbagliato, è corretto, ora tre falli di squadra, qui c'è il segnale 1. Tabellone Tarchi fa un po' le vite stasera. Si riparte Bandinelli. Prova a attaccare, trova un'autostrada al ferro e va ad appoggiare. Bravo Niccolò, ma sicuramente qui qualche demerito anche da parte della difesa spezzina. Intanto Rutti cerca l'uscita di Retani, però ben anticipato da Bandinelli. Adesso Bollis riceve in angolo, prova a prendersi il centro contro Rosi. Ancora Rutti, prova a mettergli pressione Pineschi. Il blocco di Menicocci, il tiro di Rutti sbagliato, che però recupera il suo stesso rimbalzo. Lo scarico è per Casoni, che si prende il jumper dalla mezza distanza, sbagliato. Ancora Bandinelli rimbalzo, prova a spingere. 3-2 secondi per tirare. Tira Bandinelli, forse fuori tempo massimo. Esatto, è così. No, l'aveva dato buono. Comunque c'è l'errore di Bandinelli, quindi il punteggio rimane sul 9-14. Si chiude il primo quarto, meno 5 Legnaia. Siamo lì. Forse proviamo a rimanere a contatto, che sarebbe già un buon risultato, visto comunque la caratura della formazione ospite. Sì, bisogna trovare. Ma è a contatto, mi ha detto te. Si avvicina intanto Ciarmellini furtivo, ci vuole rubare l'ISTR. Perso un giocatore.
sulle statistiche ci stanno dando, per leggervele anche quando Armellini è pronto. Grazie Marco, sempre molto puntuale. Sì, Legnaia secondo me deve dare un senso a quella partita, è come quelle partite, visto che parlavi prima di calcio, no? Tipo il Cagliari con il Milan, il Verona o il Napoli, cioè devono trovare la voglia e il piacere di giocare, di stare con la testa sulla partita, rispettare il campo e giocare senza pressione ma con intensità, perché non c'è niente da perdere, la mente deve essere libera. È facile a dirlo qua dalla tribuna avanti al microfono, poi in campo insomma c'è da difendere Kivildis, sulle Auskas, Fazio, Bolis, insomma non è che c'è tanti pistolesi in campo, sarebbe tutto così facile, anche se sarebbe un picchetto tanti pistolesi pazzesi. Torniamo seri. Kivildis sugli Auskas, Andinelli in difesa, da prefaccio con Kivildis, proprio a un end-off dinamico, pick and roll, Bandinelli insegue su Jennifer Specchio, ma grande giocata ancora del lituano per il suo lungo, che però non riesce a trovare il fondo della retina con un appoggio facile. Bandinelli prova a spingere, ancora la palla a Pineschi che apre per Andrei, prende un piazzato Andrei, sbaglia, lotta forte su segno al rimbalzo, è sfortunato. Un buon atteggiamento da parte di Legnaia, che in questo momento mette in campo quattro giocatori del quintetto provenienti dalle proprie giovanili o dal 2000 in su. Sì. Quindi sicuramente spazio anche per questi ragazzi, se lo sono meritato, per misurargli un po' la febbre in questi pochi minuti, o tanti che siano in questa partita. Ancora Spezia, Fazio, ancora un indoff dinamico con Kivildis, è stoppato da Rosi, però ancora il numero 8 Menicocci, Kivildis con il piazzato, rimbalzo ancora di Menicocci dopo l'errore del jumper dalla linea del tiro libero del suo playmaker, rimbalzo è a segno. Sì, possiamo fare buone difese, ma poi bisogna anche fare taglia fuori, perché se concede seconda opportunità, terza opportunità a Spezia, prima o poi subiamo il canestro. Intanto Andrei prova a girarsi il fadeaway in post, va a segno Andrei, questo è un po' il suo tiro. Oltre alla tripla si sta costruendo pian piano anche questa conclusione in post. Fazio prova Bolis, che prova a penetrare e andare fino in fondo di sfondamento, ma sbaglia la conclusione. Rimbalzo di Bandinelli e prova a spingere tutto campo, mette la quarta, ma bravo Fazio a chiuderlo. Allora Rosi prova a penetrare nuovamente, Rosi e scarica per Susini, prende il jumper Susini, lungo, lunghissimo, e scheggia il tabellone. Tanto sugli Auskas, blocco di Fazio, Auskas chiude il palleggio, mette pressione Bandinelli, adesso Menicocci prova a penetrare, a sfondare il petto di Andrei, lo sfonda, ma il fallo viene combinato al numero 32 giallo-blu. Sì, il fallo di Andrei, mentre c'è un cambio, esce Pineschi, rientra Calucci, rimessa per Spezia, Fazio. Lo cambio, esce Andrei, entra Daniele Del Zucco. Tutto pronto per ripartire, dialogo tra l'arbitro e coach Bertellà, si lavora per l'uscita di Menicocci, ancora sulle Auskas, ancora grazie a Sten, sugli Auskas, gambo landing, ancora gioca due diretto con il proprio lungo, ancora Menicocci, carica per Bolis, da tre punti, a segno Bolis. Bolis per terra, comunque insomma, stavo per dire una parola, fa canestro, da... esatto, fa sì. Canestro, esatto. Calucci, Del Secco, scusate, Susini, Calucci, Bandinelli, allontanamento di Calucci, però non viene servito, Bandinelli si mette proprio, prende il jumper dal gomito, sbagliato, lotta rimbalzo Susini, che dopo due tocchi però non riesce a controllare. Allora Kivildis sugli Auskas, la palla dentro a Menicocci, ha preso posizione contro Del Secco, una serie di contatti tra i due, poi la conclusione di Menicocci non è fortunata, brava, buona difesa comunque di Daniele. Rosi, Susini, Bandinelli, Peccarol di Susini con Bandinelli, che mette un'altra penetrazione, lo scarico è per Calucci, che pensa alla conclusione da tre, poi ci ripensa, la palla è per Rosi. Passaggio sporco, ultimo tocco del numero 16 giallo-blu e quindi palla persa per Legnaia, mentre coach Bertelà si appresta a un'altra sostituzione, esce Menicocci e rientra Casoni. Pronto a ripartire con sugli Auskas, anche Bendis in questa azione da guardia, si alternano i due, ancora Bolis,
Casoni per Kibildis, ancora movimento senza palla, un attraversamento per Leauchas, ancora brucio sul primo passo, gioca di nuovo uno scarico per Fazio, poi in difficoltà in quello spazio, è fortunato, Bandinelli gli tocca il pallone, non riesce a prenderlo e quindi il possesso rimarrà nelle mani spezzine con 6 secondi per tirare. Rimessa dal fondo, Legnaia sembra rimanga uomo, non cambia difesa, anche ogni tanto Legnaia può fare questi cambi difensivi sulle rimesse. Palla dentro per Fazio e prova a spazzare via Susini, lo spazza via e ne appoggia due al tabellone con estrema facilità usando il corpo. Non è facile spostare Susini, però Fazio l'ha spostato con estrema facilità. Beh, anche Fazio ha una certa stazza, certo può permettersi di andare a competere da quel punto di vista con Susini, che riceve adesso proprio contro il numero 15 e risponde Susini, 2-2, palla al centro. E ancora Kibildis, Fazio, ribaltamento, si prova a mettere la palla dentro, esce Bolis, ma l'arbitro vede un fallo da parte di Susini su Fazio. Bel duello. Sì, bel duello fisico, tanti contatti, al limite ma corretti, esce lo stesso Susini per cambi, esce Rosi per Spillantini. Vediamo un po', rimessa ancora per Spezia. Bollis con la palla in mano, aspetta di finire di asciugare il parquet. Sembra tutto pronto, le ultime passate di suole di scarpe. Siamo pronti, rimessa a Spezia, Casoni si muove, sfrutta un blocco. Ancora su Leauchas, grande uscita, piede a posto per Kibildis che manda a segno una tripla che porta Spezia così a più 11, massimo vantaggio della partita. Spillantini prende un blocco Bandinelli, ma l'arbitro vede un fallo del blocco in movimento. Fischiato a Bandinelli il fallo? Non sembrava, non ho capito che ha fischiato il mi fallo. Sembrava che il fallo in attacco fosse stato fischiato a Del Secco. Sì, però forse la segnalazione è arrivata su Bandinelli, infatti si lamenta. Intanto si riparte, Kibildis, la palla finisce a Suliauskas, uscita di Casoni seguito da Del Secco, prova a mettere pressione Spillantini su Kibildis e gliela fa sbattere addosso e mantiene il possesso per Spezia. 12 secondi per trovare una conclusione per la formazione ospite. Suliauskas prova a mettere pressione Legnaia sulla rimessa, al limite di 5 secondi viene trovato Kibildis in angolo, mette una penetrazione il numero 44, prova a concludere ma sbaglia, rimbalzo di Fazio che lotta da sotto e va a segnare un bel reverse contro Cambi, doppiata Legnaia sul 13-26. Spillantini, attraversamento di Bandinelli e riceve, prova a sfondare contro Kibildis ma commette infrazione di passi. Non si è visto che ha fatto due passi col solito piede, credo sia l'unica. O che è riatterrato, comunque è riatterrato prima di lasciare la palla. Esatto, sì. Fatto sta che palla persa Legnaia e quindi Suliauskas. Inizia l'azione, Kibildis, ancora Suliauskas. Movimento di Casoni, prende una serie di blocchi lontano dalla palla. Ecco lo stesso Casoni, prende e spara da tre punti, lungo sul secondo ferro. Rimbalzo Bandinelli, la passa a Calucci, prova a guardare dentro l'area, ma l'area è occupata. Cambi per Spillantini, pick and roll, ecco ancora Spillantini, scarico a Calucci, extra pass in angolo per Bandinelli, buon close out e buona difesa da parte del numero 30 Spezzino Rutti, che però alla fine commette fallo sulla penetrazione di Bandinelli e così Niccolò andrà a battere due tiri liberi, visto che il fallo era in atto di tiro. Ci sarà un cambio, vediamo se prima del tiro libero si realizza per Legnaia. Assegno il primo Bandinelli. Assegno anche il secondo. Cambio, esce proprio lo stesso Bandinelli per il numero 17 Coli.
giovanissima Legnaia, Colli, ricordiamo classe 2004, poi in panchina ci sono due 2005 aggregati oggi alla prima squadra e sono Padoin e Sec. Età media veramente bassa per la formazione giallo-blu. Intanto sugli Auskas la palla per Rutti sulla pressione di Legnaia, prova a alzare l'aggressività in difesa, però la palla finisce a Kibildis che dall'angolo sbaglia, rimbalzo di Spillantini e fa correre proprio Colli che è velocissimo, però sbaglia la conclusione da sotto, peccato, forse troppo veloce, è arrivato un po' troppo sotto il ferro. L'ultimo passo lo doveva fare in alto invece è lungo, ma a quella velocità poi fermare il colpo e da andare in orizzontale, mandarlo in verticale, insomma, non è facile. Ancora Legnaia, palla dentro per Del Secco, ancora grande uno contro uno a parte Del Secco. Secondo me il giocatore più costante di rendimento, più alto rendimento in tutto il campionato per Legnaia, sempre una sicurezza. Vediamo adesso dai tiri liberi, avremo bisogno stasera della partita di cambi da tre punti. Spezia secondo me concede tanto il tiro da tre punti, soprattutto allo stesso cambi, e spesso viene marcato da Fazio. Abbiamo bisogno di quelle partite dove cambi si accende, ce l'ha, no? Quelle partite sì ce l'ha, ma comunque l'abbiamo visto comunque nel primo quarto, si è preso due conclusioni, la prima l'ha sbagliata, la seconda l'ha messa, deve trovare secondo me anche la fiducia necessaria per prendersi quelle conclusioni. Mentre c'è stato un fallo di Colli su Rutti e c'è stata anche una sostituzione, è uscito Kibildis, è rientrato Bolis che riceve proprio adesso il taglio di Rutti, la palla però finisce a Suliauskas che dà una gran palla a Casoni, non era scontata perché in genere in quella zona di campo il giocatore d'attacco vede solo il canestro. Ottima visione di gioco da parte di Suliauskas. Calugi, la palla finisce proprio a cambi. Adesso ancora Del Secco, un altro contro uno in post, si gira stavolta la mano destra e con l'aiuto del tabellone del ferro va a realizzare. Segno Daniele con la mano destra. I due lituani sanno leggermente passare la palla, appena proprio. Ancora sembra facile, eccolo là, infatti appena detto è annullata. Ah, è vero? Allora ne ha un altro ancora, diciamo. Finisce per essere, ma non è lituano. No, ma non era Bolis. Era Bolis. Allora Bolis, allora ho visto male io. Allora, anche se non è lituano. Comunque Spezia gran passatori almeno in questo primo quarto e mezzo. Colli, pick and roll con cambi. Arretramento al palleggio, segnato per Del Secco. Blocco e riblocco, visto il difensore passa in quarta. In terzo, scusate, Colli prende, spara da tre punti, in out e fuori. Sfortunato dalla punta. Il piccolo playmaker giallo-blu va di là Spezia con un passaggio a tutto campo per il numero 23 Casoni, e ne mette nel deposito altre due per il più 14 Spezzino. Spillantini, cambi, salta fuori dal gomito, consegna a Colli, blocco di Del Secco, blocco lontano dalla palla, c'è poca intensità nell'attacco di Legnaia, sembra più per eseguire e per attaccare, infatti siamo a 6 secondi, non si è costruito niente, palla dentro lo stesso, sempre al solito Del Secco che tra tre uomini prova a trovare una linea di tiro quasi impossibile, la trova ma sbaglia. Adesso Rutti prova dal palleggio ma cambi con un grande stop interrompe il contropiede, è un altro assist forse per la squadra spezzina, che è un piacere vederla passare la palla, forse per demeriti anche di Legnaia, ma sicuramente delle qualità ce l'hanno, forse la migliore squadra che ho visto qui a Legnaia quest'anno nel passarsi la palla con qualità. Sì sì, hanno fatto 3-4 collaborazioni, anche questa era un passaggio veramente difficile, poi Rutti sbaglia la conclusione, tanto Calugi prova a spingere Legnaia, Spillantini ha una linea aperta al ferro però il sole pers non è fortunato, allora Colli, cambi, si ribalta per Calugi, 10 secondi per attaccare, palla ancora a Colli, Coach Nudo chiede di giocare, Colli si prende l'iniziativa uno contro uno, audace il numero 17 però non è fortunato nuovamente nella conclusione, corto dopo aver fatto saltare Rutti, adesso ancora Suliauskas, scambio con Bolis, il blocco di Menicocci per Suliauskas, ancora una grandissima palla di Suliauskas, ma che palla ha dato? È stata una gran palla, appena detto prima. Eh sì, si è svegliato anche lui. Gran palla, devo dire. È un piacere vedere, sì. Poi passare il pallone, si vede sempre più specialisti, no? A segno Del Secco nel mentre. Si vede più specialisti da tre punti, giocatori che usano tanto il palleggio. Giocatori che poi ne vedi raramente, no? Che si passa la palla così in due o tre senza essere egoisti, anzi a volte anche troppo eccesso di altruismo, ma con grande qualità e soprattutto tempismo e tecnica, che poi fa la differenza. Rutti, ancora,
per Casoni, fa un passare indietro, prende spalla da tre punti, secondo Ferro, ancora rimbalzo Spezia, Menicocci, Casoni fino in fondo, l'arbitro ravvede un fallo e il fallo è di Daniele Del Secco e così manderà in lunetta il numero 23 Casoni. Cambio per coach Zanardo, esce Lorenzo Coli e Daniele Del Secco, dentro Matteo Andrei e Niccolò Bandinelli. E mentre Casone si appresta a tirare due tiri liberi, siamo già a un minuto dalla fine di questa prima metà di gara, che è volata, almeno secondo me, insomma, tanto Casone realizza il primo. Sbaglia però il secondo, più 15 per Spezia. Vediamo se Legnaia in quest'ultimo minuto riuscirà ad accorciare. Bandinelli prova ad attaccare Rutti, prende lo step back da 3, sbagliato il suo tiro, prova ad andare a rimbalzo, l'ultimo tocco di Rutti. Quindi rimessa per Legnaia, mentre viene sostituito Casoni da Dimporzano, che fa il suo esordio in questa partita. Si dispongono in linea i giocatori di coach Zanardo. Bandinelli trova Calucci, la palla finisce Andrei e si gira, prende un altro fadeaway, sbagliato stavolta, Cambi la tocca per Spillantini che però sbaglia il jumper, ancora un rimbalzo di Legnaia, Andrei per Cambi, sbagliato da sotto, incredibile, è già il secondo rigore a porta vuota e sbaglia Cambi. Dai Matteo, intensità è andata a rimbalzo su quel tap out, poi alta posizione a rimbalzo, ha preso la palla da sotto e lì bisogna segnare, forza Matte, difesa ancora di Bandinelli sulle urla di Nudo che si sentono anche da Piazza delle Cure. Cambi adesso in contenimento, prende però un fallo che manderà in lunetta il numero 30 Spezzino, Rutti. Segnale avrà l'ultimo possesso, assegno Rutti il primo, più 16 Spezia, assegna anche il secondo 2-2, ultimo possesso per la squadra di casa, Spillantini, Cambi in punta, ribaltamento per Bandinelli, Bacchieri Legnaia fa il countdown, Bandinelli primo sotto gamba, stando sotto gamba, arresto, passo, tiro, gran canestro di Bandinelli che è riuscito a infilarsi in uno spazio stretto dopo l'arresto in finta passo tiro, gran canestro allo scadere per Legnaia che manda la squadra a riposo sotto 15 lunghezze sul punteggio di 22-37 in un primo tempo che concordo con te è volato via perché 33 minuti netti, incredibile, sì. Quindi diviso 2 fa Tarchi? 16 e mezzo. Bravissimo, bravissimo Tarchi. Quindi voglio dire, anche in questo sei bravo. Diciamo, leggiamo un po' di statistiche che ci vengono fornite per dare un po'. Legnaia sta tirando da 2 punti con 7 su 23 e da 3 punti con 1 su 10. Ai liberi 5 su 6 con l'83% dal campo. Spezia da 2 punti e 12 su 25 48%, da 3 punti e 3 su 12 o il 25. Dicono Putti non Rutti. Ah, scusate, Putti. sbagliato finora. Sì, abbiamo sbagliato finora perché la lista era Putti, sì, ce l'hanno data scritta a mano e c'era scritto con la R, quindi non abbiamo voluto, assumo tutte le colpe. Non volevamo screditare nessuno. Chiediamo scusa. E quindi si diceva Spezia, ero curioso di vedere gli assist, 10 di Spezia, 2 di Legnaia, le palle perse una di Spezia, 5 di Legnaia, palle recuperate una per Legnaia e 4 di Spezia. E questi ultimi tre dati sono il riassunto della partita. Se volevi questo, il mio riassunto di questo primo tempo, te lo riassumo con le ultime tre colonnine. Ho detto 10 assist, una persa e 4 recuperate per Spezia, 2 assist, 5 perse e una recuperata per Legnaia. Ma vuoi sottolineare anche i 7 assist di Suliascas? No, quelli da sottolineare già il campo e le riprese non importa che li sottolinei io, è più facile li sottolinei un grande passatore come te Tarchi che leggeva il gioco prima di tutti. Si scherza, complimenti, gran partita del Lituano. Intanto ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per il secondo tempo della partita tra Olimpia Legnaia e Spezia. Grazie.
Siamo pronti a ripartire per questa seconda metà di gara. Guardiamo il punteggio, Legnaia 22, Spezia 37. Adesso le ultime parole degli allenatori delle due squadre prima che spediscano nuovamente in campo i propri giocatori. Vediamo intanto Spezia che schiera Menicocci, Bolis, Kibildis, Casoni e Suliauskas. Mentre Legnaia torna in campo con Rosi, Bandinelli, Spillantini, Del Secco e presumo Cambi. Sì, Cambi. Siamo belle mandare un pensione. Primo possesso della ripresa sarà per Legnaia con Rosi a rimettere. Sì, tutto pronto. L'arbitro sta per consegnare la palla nelle mani di Rosi. Pronti via per questo secondo tempo e terzo quarto della partita Legnaia-Spezia. Bandinelli perché poppa con Cambi. Palla dentro a Spillantini, spinta di Spillantini, prende il cuore dell'area, mano sinistra, errore di Spillantini e poi non è fortunato al rimbalzo. E così ennesimo errore di Legnaia nel cuore dell'area. Ottima costruzione da parte di Spillantini in una posizione a lui non consona, comunque visto non la grassa altezza ma comunque la robustezza fisica può andare a mettere in difficoltà il proprio difensore. Mendes, ancora Spezia, Polis, Suliauskas. Ora Kibildis, Menicocci prende il centro dell'area contro Campi, finta di Menicocci, poi usa un mezzo gancio, errore di Menicocci, riprende Bandinelli, prova a correre, ancora Niccolò. Palla finisce adesso in punta a Cambi, marcato da Menicocci, Spillantini, prende il blocco dello stesso Cambi, si fa male Suliauskas in questa azione, la palla finisce dentro a Cambi e questa volta appoggia e segna. Credo abbia preso una botta sul quadricipite Suliauskas, una ginocchiata credo. Sicuramente involontaria sul blocco messo da Cambi nella situazione precedente, però sembra potercela fare a continuare. Uscita dai blocchi di Kibildis che serve Casoni, la palla torna allo stesso Kibildis, prende il blocco di Casoni, poi serve in angolo, ottima lettura di Kibildis qui per Bolis, però sbaglia la conclusione stavolta. Spillantini fa correre Bandinelli che però rallenta l'azione di Legnaia. Cambi vede spazio libero nel cuore dell'area, però sbaglia la conclusione del reverse. Ci stava qui l'iniziativa di Cambi, sfortunato. Altra palla, non male l'intenzione di Suliauskas, però sbagliato il passaggio, viene recuperato da Legnaia. Bandinelli tenta la conclusione dal tiro libero, ma sbagliata. E la rimbalzo di Menicocci che consegna a Suliauskas. Legnaia ha delle opportunità per tornare in partita, per dare un piccolo break e provare pian piano a riuscire lo svantaggio. Certo è se poi Rod si fa battere e pensa sempre di stoppare e non di difendere sul primo palleggio, si concede prima o poi un end one e sicuramente punti facili e punti importanti per Spezia. E purtroppo non concretizziamo perché Spillantini, Bandinelli, fatto onesto sotto Cambi, un altro errore di Cambi, bisogna alzare quelle percentuali dal cuore dell'area, soprattutto dove adesso Spezia ha un quintetto dove non ha Fazio in campo e quindi meno fisico, visto la struttura fisica appunto dello stesso Fazio. E Legnaia con Cambio e Del Secco possono tranquillamente avere qualche centimetro in più. Bandinelli, Del Secco blocca Bandinelli, palla a Cambi, Spillantini, brutta spazzatura di Legnaia, Spillantini mette la palla dentro a Cambi, buon aiuto del lato debole a tempi giusti da parte di Kibildis, errore ancora di Legnaia, ma Cambi comunque bravo a non mollare un centimetro, a provare a recuperare quella palla, e la palla è infatti ancora per Legnaia che ripartirà con una rimessa dal fondo. La panchina chiama il gioco, blocco cieco di Del Secco per Cambi, eccolo lì, e Cambi ne appoggia altre due. Suliauskas, Casoni, Bolis, palla finisce a Menicocci, adesso ancora Casoni, riceve Suliauskas sul consegnato, poi lo consegna nuovamente a Casoni, si prende la tripla da casa sua,
da credo un metro dietro la riga da tre punti, va a segno Casoni, più 17 per Spezia. Ogni qualvolta Legnaia prova a mettere qualche piccolo mattoncino e a recuperare, Spezia pronta a ricacciarla indietro. Intanto tripla sbagliata a Rose, riparte Spezia con Casoni e consegna a Kibildis, la palla finisce a Menicocci, buon movimento, buona circolazione da parte di Spezia, grande passaggio di Casoni, qui la passano tutti bene, non sono solo i lituani. Sì, davvero è un piacere vederli giocare, muovere la palla, poi passaggi bene o male non scontati. Ancora Bandinelli per cambi, assegno, ancora cambi, buono Matte, bravo Matteo. Spillantini rifila su Suliauskas, ancora Spillantini, ancora il lituano, cambio di mano protetto, poi usa il corpo di Casoni per girargli intorno, ancora la palla finisce lo stesso Casoni che va a cercare un palleggio circonnavigando l'area da tre punti. Menicocci, pick and roll con Kibidis, Kibidis prende spalla da tre punti, errore, Rosi il rimbalzo, apertura ancora però indietro, Spillantini che vede poi del secco e ciao, onda e vai, un'ottima azione ancora da parte di Legnaia su un contropiede in prima transizione, ma ancora un errore da sotto. E questa è una delle tante differenze che per vincere bisogna fare canestro, e Casoni da sotto segna e Legnaia da sotto sbaglia e così Spezia è più 19. Sì, nel calcio si dice gol sbagliato, gol subito, qui il concetto è lo stesso anche se si parla di canestri. Intanto tiro dalla lunetta sbagliato da Cambi, ribalzo di Casoni che dà un'altra gran palla a Menicocci, circola ancora la palla per Bolis che mette un'altra penetrazione, bravo Cambi in questo caso a contestare e a rendere difficile la vita al numero uno che sbaglia la conclusione. Bandinelli, Spillantini, la palla finisce dentro a Del Secco che può provare ad attaccare Casoni, si svita bene Daniele, si sbaglia le conclusioni più facili, poi si manda a segno questi tiri che di facile non hanno niente. Sì, davvero, è vero, è proprio così, perché ne aveva due, il debole sarà completamente disinteressato del proprio uomo, lo Kibildis sarà andato in aiuto, attraversamento ancora di Suliauskas che fa giocare un floaters mano destra, c'è l'errore del lituano, Cambi prova a ripartire, l'arbitro vede un fallo e ci sarà un cambio per entrambe le squadre, doppio per Legnaia, esce Rose e Cambi, entra Andrei e Calucci, per Spezia esce il numero 6 Suliauskas ed entra il numero 30 che è Putti. Abbiamo imparato, abbiamo corretto la lista R. Del Secco esce da Spillantini e poi gliela ripassa lo stesso Spillantini. Mandinelli dopo il solito attraversamento, pick and pop di Andrea con Mandinelli, ma si va a giocare un roll tra Spillantini e Del Secco. Andrei ancora per Spillantini, ancora siamo perimetrali. Spillantini prova a mettere una penetrazione, si ferma, un buon uso del perno. Andrei prende, riattacca al solito lato dove gli arriva la palla, poi mette un tiro, scelta sbagliata, doveva un ribaltare attaccato dall'altra parte, errore ancora da parte di Legnaia, si lotta su quella palla vagante e l'arbitro nel duello tra Bolis e Calucci, la vede il fallo di Calucci. Scelta secondo me, a mio punto di vista, errata da parte dell'arbitro, perché è stato Bolis a trattenere Calucci, ovviamente non cambia molto. Tanto la rimessa di Spezia, Casoni riceve tutto solo da tre, stavolta sbaglia da una posizione ben più comoda rispetto alla conclusione andata a segno di prima. Intanto altra penetrazione di Bolis che sbaglia la conclusione, ma Casoni è lì a fare il tap-in del più 19. Tanto Bandinelli, la palla finisce a Del Secco che prova ad attaccare mano destra Casoni, mette un arresto, prova un reverse, va a segno Daniele, non è la sua mano preferita la mano destra, però ha messo 4 punti consecutivi in questo modo Daniele. Intanto Putti consegna la palla a Bolis, Kibildis prende un'altra tripla da lontanissimo e la manda a segno Kibildis, tra passaggi e triple stanno facendo a fettine. Sì, assolutamente, anche con i punti in aria, come dicono le statiste, ricontrollavo mentre stavi appunto commentando la partita. Del Secco, Calucci, Spillantini, blocco di contenimento per l'allontanamento di Calucci di Andrei. Calucci e Andrei collaborano a due, stai per tirare. Andrei prende una buona iniziativa, prende il cuore dell'aria, subisce un fallo. Buona iniziativa, di solito Andrei è un giocatore che prende e spara, che più che mettere la palla in terra. Bene, il processo di crescita è quello che devono fare questi ragazzi.
solito frenino di Legnani da rimesso dal fondo, credo solita zona 2-3, il cerco gira dentro, allontanamento per Bandinelli, si cerca Spilantini, adesso è uomo, pick and roll, ancora una penetrazione da parte di Del Secco, che in questo momento l'attacco di Legnani ne manda a segno altre due, palla persa da parte di Spezia, la Luci prova a correre, a dare un senso a questa partita, anche se un senso non ce l'ha. Spillantini prende e spara da tre punti, niente, Andrei rimbalzo, ancora Bandinelli prende e spara ancora sul primo ferro, Andrei lotta ancora per ricreare un altro possesso offensivo, ma questa volta non ha la meglio, così Spezia prova a correre, Casoni in palleggio, mette la palla dentro a Putti, arresto, passo, tiro, errore di Putti, Polis al rimbalzo, gliela tocca Spillantini e la palla ancora di Spezia. E ci sarà così un doppio cambio per Legnaia. Esce Daniele Del Secco e Niccolò Bandinelli per Francesco Susini e Giulio Pineschi. Cambio anche per Spezia. Esce Bolis, entra Suliauskas. Siamo pronti a ripartire con una rimessa dal fondo per la formazione ospite. È Putti ad incaricarsi della rimessa. Palla finisce a Casoni. Adesso Kibildis. Siamo lontani dal canestro di Legnaia, ma Kibildis mette una penetrazione, si arresta sul gomito, ma sbaglia la conclusione. Rimbalzo di Susini e consegna a Spillantini. Fa correre Pineschi, Spillantini, gran canestro di Pineschi, che in un movimento unico riceve e va a segnare sulla buona visione tutto campo di Spillantini, che ha lanciato il classico 2004 in contropiede. 36-52, meno 16 Legnaia. Sì, infatti coach Bettelà chiede immediatamente time out. Ottima conclusione di Pineschi, mano sinistra sbilanciato, non era facile andare a segno, e così Legnaia torna a meno 16. Spezia sembra avere un attimino allentato le energie mentali, difensive ha sempre fatto la difesa attenta, corretta, ma non intensa, ha messo l'attenzione e l'intensità soprattutto nella seconda metà campo, che è quella offensiva. Sì, non so se hai notato anche questa cosa, ovviamente Spezia è ripartita in un quintetto basso, non c'era Fazio, no? Ovviamente. Comunque no, siamo riusciti a trovare 12 punti, perché hanno fatto 6 punti Cambi, 6 punti Del Secco, esatto. E infatti coach Bertelà è corso subito a ripari, ha inserito Fazio, visto appunto l'emergenza sotto le plance, dove Legnaia comunque ha trovato un po' più di vantaggio. Sì, assolutamente, mette proprio il suo centro di ruolo che rimanda in campo. Ancora Fazio solamente tra punti da due e rimbalzi, nelle statistiche uno dei migliori di Spezia, soprattutto nella classifica dei rimbalzi. Kibildis, difesa da Pineschi, difesa di Pineschi, aggressiva sulla palla, fa chiudere il palleggio a Kibildis, riceve l'alto lituano Sidauskas, prende e spara da tre punti, primo ferro fuori, eccolo là, Fazio al rimbalzo. Che dopo il rimbalzo preso in testa a Susini, l'arbitro prevede un fallo dello stesso Susini, fallo un po' al limite, un po' fiscale o all'arbitro. Non faccio andare in lunetta, tira il primo, corto sul primo ferro. Tira il secondo, lungo, secondo ferro, rimbalzo di Andrei, apertura per Calugi. Andrei in punta, cercherà il ribaltamento per Spillantini. Ecco il piccherò, ignorata Spillantini, mette una virata, palleggio, salta di nuovo fuori Spillantini, in punta per Susini, pick and roll, buon blocco di Susini, ancora passa dietro la difesa di Spezia, Spillantini non la punisce, tira tre punti, mette uno scadio per Pineschi in angolo, che poi mette una penetrazione e va in bocca alla difesa, che lo Stigiosi ha un'infrazione di passi dopo un arresto e l'uso del perno, struscia il piede, il perno più che altro, e sono passi, e Spezia inizia l'ennesima azione offensiva. Il numero 30 Putti, ancora Suliauskas, mette una penetrazione, gran palla per Casoni, che però ha tagliato fuori dal campo e quindi non si può fare, e la rimessa è appunto per Legnaia. Sì, già facciamo fatica a seguire i tagli dei giocatori avversari, se poi si mettono anche a passare fuori dal campo diventa difficile il doppio. Stavolta
non fortunato il numero 23 che ha pestato la riga di fondo, quindi siamo pronti a ripartire dopo un breve momento di stop. Una rimessa per Legnaia con Pineschi che consegna a Bandinelli. Accompagna Putti verso Calugi che scambia con Andrei. Andrei prende l'allontanamento di Susini, poi spara da tre e sbaglia. Rimbalzo di Casoni. Putti, Fazio, la palla finisce a Suliauskas, lasciato orbevolmente solo da tre, infatti ci punisce Suliauskas. Qualche errore di comunicazione tra giocatori della difesa giallo-blu. E Spezia che torna più 19. Pineschi prende il blocco di Andrei, gliela riconsegna in mezz'angolo. Buona conclusione di Andrei, però è corta. Rimbalzo di Casoni, spinge in mezzo a due, poi la perde perché Caluccio è brava a toccargliela. Recupera Pineschi e consegna a Bandinelli sul gomito. Bandinelli sbaglia la conclusione, si lotta a rimbalzo, ma c'è il fallo. Il fallo del numero 32 Andrei a rimbalzo, quindi rimessa per Spezia che intanto effettua una sostituzione. Esce il numero 23 Casoni ed entra il numero 10 di Imporzano. Putti a chiamare il gioco. Ancora Putti, si gioca un allontanamento per il suo Suliauskas. Ancora Suliauskas, penetrazione, scarico l'ennesimo da tre, da tre punti di Imporzano, segna anche lui. Ovviamente secondo me Suliauskas manda a referto anche il sottoscritto stasera, mandate tutti a referto. Susini, Calugi, Bandinelli. Difesa di Spezia sembra un attimino più aggressiva dopo il time out. Bandinelli mette una penetrazione, scarico ancora da tre punti per Andrei, ancora primo ferro. In questi ultimi tiri Legnaia ha preso solo primo ferro. Tra Bandinelli e Andrei hanno scheggiato tanto primo ferro, più gambe. Tiri comunque prese con fiducia, però stanno mancando un po' le gambe, sì, in questi... In questa frangente a giallo-blu, intanto Suliauskas ancora a mettere a ferro a fuoco la difesa giallo-blu. Conclusione fadeaway, stavolta sbagliata, ma non c'è più tempo. Finisce il terzo quarto. Sul 36 a 58 per Spezia, più 22. Partita che salvo clamorosi ribaltoni negli ultimi 10 è già ormai ben indirizzata verso la formazione ospite che raccoglierebbe due punti importantissimi per quella che è la corsa al secondo posto. Ovviamente poi dovrebbe vincere anche la prossima partita e poi sperare in una sconfitta da parte di Virtus contro Ayana. Vuoi leggere le statistiche, Federico? Vediamo, dammi tempo, se no in diretta così... Ayana sta tirando col 36% da due punti e con il 6.7% da tre punti, è 1 su 15. Spezia sta tirando il 44% da due e il 35% da tre. Saltano agli occhi come sempre gli assist, i 9 assist di Suliauskas. Ci apprestiamo così a commentare l'ultimo quarto di questa nostra avventura con la C Gold, giusto Tarchi? È vero. L'ultimo quarto nostro in C Gold, poi ci saranno altre partite. Questo quarto ci sarebbe tanti argomenti da trattare. Vista la partita, insomma, Non facciamo momenti visto gli ultimi momenti fatti dell'ultimo. No, assolutamente. Casalinga. Rischiamo la pelle. I commenti non li facciamo quando siamo avanti nel punteggio, quando siamo sotto possiamo anche farli. Eh sì, hai scoperto anche te che c'hai un bounty killer alle calcagna, ti fece una taglia e quindi è giusto che tu cominci a lavorare di diplomazia, mi fa piacere tanto. Putti in rimessa per il suo passatore migliore, il numero 6 Suliauskas. Ancora Putti, Suliauskas sicuramente il migliore in campo dei suoi e di tutti i giocatori qui presenti. Suliauskas da tre punti da casa sua, prende e sbaglia. Bandinelli, Calugi, un sussulto servirebbe, una giocata, un qualcosa per rendere un po' più di pathos questo piattume. Susini, Pineschi, che andavano di giorno di qualche giocata. Dai Giulio, penetrazione ancora di Pineschi, prende iniziativa.
e anche annotandosi quasi su se stesso, comunque bravo a prendersi un fallo. Buona iniziativa di Giulio, e andrà così in lunetta. C'è un cambio, esce il numero 10 di Imporzano e rientra il numero 23 Casoni. Assegno Fineschi. Due su due. Bravo Giulio. Vediamo se Legnaia cambia qualcosa della sua difesa. Sembra una chiamata per una zona press. Vediamo un po'. Sì, siamo a zona 3-2. Dopo la pressione, intanto Bolis sugli Auskas, Casoni in punta da 3. Prendiamo la bomba. Poca comunicazione. C'era Calucci, secondo me aveva capito se era 2-3. Poi ha fatto il movimento da basso per andare all'altra parte, che ha mandato completamente fuori ritmo la difesa, e Casoni si è trovato completamente solo. Figurati se Spezza non trova un compagno solo. Lo prova quando si fa le cose per bene, figurati quando si fa le cose non bene. Ancora sulle Auskas. Gran palla ancora lì sulle Auskas. L'avrebbe fatto a Matti anche te, Tac. Sì, sì. L'avrebbe sì, fatto quasi per sfornare un credente come te. Sì, guarda, sì. Ah, vabbè, qui un altro grande passaggio, però un po' lenta la rotazione di Legnaia. Sì, sì. Anche se il passaggio uscito veloce, veramente veloce dalle mani del numero 6. Intanto Calucci, bella palla stavolta per Susini, che conclude e realizza. Il tempo e la tecnica con cui passa la palla, applicato il tempo, perché la palla arriva sempre con il tempo giusto al compagno e nel punto giusto. Intanto che noi chiacchieriamo e elogiamo le doti da passatore di Suliauskas, c'è un fallo su Fazio che dopo aver conquistato il rimbalzo subisce un contatto e quindi va in lunetta per due tiri liberi. Segna il primo Fazio, più 24. Lungo il secondo, rimbalzo di Bandinelli, spinge Legnaia, Andrei, Bandinelli, pick proprio di Andrei per il numero 3, poi c'è stato un cambio, allora riceve Calucci in punta e da Susini c'ha il vantaggio in stazza contro Bolis, che è costretto a spendere il fallo. Mentre c'è una sostituzione per coach Bertelà, che sostituisce Vutti con Kibildis. Ancora linea per Legnaia sulla zona 2-3. Ecco la palla in angolo, solo Calucci prende spalle, errore, lotta Legnaia, rimbalzo con Andrea e Fineschi, se lo levano tra le mani i due e così la palla è bianconera. Cosa è bianconera? Allegri ufficiale alla Juventus, giusto Franchi, te che segui il calcio, ma anche Spezia calcio. Spezia calcio, sì, esatto, anche lo Spezia calcio. Ricciolo di Bolis sul blocco contato alla palla di Fazio, ancora Bolis adesso con Piccaro con Fazio, prende e spara Bolis a segno, dove noi prendiamo il primo ferro, loro vanno a segno, e questa è la diversità. Comunque una squadra abituata a segnare, Spezia più volte è andata sopra gli 80 punti nel gironcino di qualificazione. Intanto Bandinelli resta il tiro sbagliato, il rimbalzo la tocca Andrei che la scuota fuori a Susini, Calucci, intanto è cascato Ibildis, lo aiuta Pineschi. Bandinelli, scarico per Andrei, vediamo se adesso ha le gambe, sì, il tiro è più lungo però sbagliato, il rimbalzo di Susini, bravo a non mollare e realizzare, mentre Suliauskas lancia il contropiede Bolis, stavolta leggermente lungo il passaggio per il numero 1 che non riesce a recuperare, recupera allora Bandinelli e viene colpito in modo falloso da Suliauskas. Quindi rimessa per Legnaia che effettua altri due cambi. Entra proprio Cambi, scusate il gioco di parole, e Spillantini per Pineschi e Andrei. Mentre anche Spezia ha sostituito Bolis con il numero 5 Gaspani e sostituisce anche il numero 15 Fazio con Menicocci.
Sarà Spillantini a rimettere per Legnaia, palla finisce a Susini, ancora Spillantini. Blocco di Cambi, ma la palla finisce dentro a Susini, che riceve in mezzo a una selva di braccia bianconere, poi sbaglia due volte la conclusione. Allora corre Spezia con Kibildis, la palla per Gaspani. Menicocci, Kibildis, sfrutta il pick Kibildis, prova il pocket pass per Menicocci, ben intercettato da Cambi. Allora Spillantini, Bandinelli, Calugi, la palla finisce dentro a Cambi, che la risputa fuori a Calugi, si prende la triple, il numero 24, peccato, in e out, rimbalzo di Menicocci e fa ripartire l'azione di Spezia. Casoni, il palleggio verso Suliauskas, quello Suliauskas a gestire il pallone, stavolta un po' superficiale, fortunato l'esterno lituano, perché il passaggio era prevedibile, era stato quasi intercettato dalla difesa giallo-blu, che poi recupera comunque il pallone e subisce fallo Bandinelli. Bandinelli si appresta a rimettere il pallone in gioco al suo playmaker Spillantini, attraversamento di Calugi, velo di Cambi, Spillantini prova a mettere la palla dentro, stop di Suliauskas, palla non rimane attaccata al piede. Paul Scholes si sarebbe arrabbiato, non l'avrebbe tollerato. Spillantini, Bandinelli, solito attraversamento, non strappa e attacca, cerca un posto per Cambi, adesso subito il cambio, sì, tra i due uomini, avendo visto il mismatch, la difesa spezzina è attenta, non è intensa, l'abbiamo detto, ma è attenta, è precisa su quello che sono i compiti da fare dati dal proprio allenatore. Non si è mai visto proprio un buco nero da parte di Spezia in difesa, si è visto magari la poca intensità, la poca reattività, ma insomma comunque posizionamento sempre corretto. Poi vista insomma la situazione di punteggio, te lo può permettere, sì. Cambi, transizione, campo aperto, finta al passaggio, va su morbido, la palla gli viene strappata dalle mani in atto di, mentre la stava raccogliendo, e così mantiene il possesso, ma rimessa dal fondo. Cambio per Legnaia, sì, cambio per Legnaia, e momento sicuramente particolare per Pado in Marco, che fa il suo esordio in Serie C Gold. Intanto Bandinelli si prende una tripla dopo la rimessa di Spillantini, un po' affrettato forse il tiro, lungo Kibildis, marcato proprio da Padoin, certo compito non dei più semplici all'esordio per Padoin, che adesso è switchato su Menicocci in post, prova ad attaccare Gaspani che scarica per Menicocci, il numero 8 si prende la tripla, sbaglia Del Secco, si fa autocanestro, e Del Secco che nel cercare di recuperare il rimbalzo tocca la palla nel proprio canestro, credo che il canestro verrà assegnato a Casoni, il buon Armellini è di questo avviso. Intanto Cambi prova a ricevere e attaccare proprio il numero 8 Menicocci, sbaglia la conclusione ma c'è il fallo del numero 8 e quindi giro e lunetta per Cambi. Situazione tragicomica per Daniele, ci è rimasto fantozziana. Anche sì, fantozziana, ci è rimasto anche male. Sì, va, direi fare un autocanestro non ci rimane mai bene, soprattutto aveva fatto la scelta giusta, sfortunata, proprio un punto di qualificazione tra infortuni, situazioni di, come tutti, di Covid, ci hanno un po' ridotto all'osso, è difficile poi anche trovare, proprio quando la sfortuna ti gira, cioè non te ne va bene nemmeno una, e vabbè, meno male manca solo una partita e 4 minuti, e tra una partita e 4 minuti Tarchi poi lancerà il tuo basket mercato originale, ci accompagnerà in tutta l'estate. Sarai prontissimo già a incalzare il presidente Sergio Masi sui prossimi acquisti. Facciamo un tosto panchina. Si vocifera Antonio Conte a Legnaia. Mandinelli in difesa su Kibildis, va fino a fondo il lituano, l'errore, rimbalzo di Cambi, ancora Spillantini, finta il passaggio Del Secco, la passa a Bandinelli che prende il gioco, un jump, ancora errore. Casoni, la partita ha poco da dire, ci limitiamo a commentarla e a intervallarla con qualche battuta magari filo calcistica per terminare questi ultimi 3 minuti, credo il risultato non sia in discussione, forse non è quasi mai stato. Casoni da casa sua, proprio dalla Spezia quasi, errore di Casoni, Bandinelli
a Spillantini, che va fino in fondo, ancora errore di Spillantini, da sotto mano sinistra non contestato, sotto 24 sulle Auskas. Cimentes, Menicocci ancora porta a spasso cambi nel cuore dell'area, lo aspetta agli salti davanti, mette una virata e ne mette due appoggiando la palla al vetro. Gran canestro di fattura numero 8 Spezzino. Tanto siamo di là con Spillantini che si prende la tripla e la mette a segno. Passata in quarta Spezia su questo pick and roll. Questa volta è stata punita al tiro da tre da Legnaia, che fino ad ora aveva realizzato solo una conclusione dall'arco del 6,75. Intanto un'altra palla di Suliauskas per Menicocci. Poi lo scarico per Gaspani viene toccato dalla difesa di Legnaia. Quindi rimessa per Spezia, che sostituisce adesso Suliauskas. Sicuramente l'MVP, almeno per me, ma credo anche per te Federico, di questa partita. Viene sostituito da Putti, mentre per Legnaia è uscito Bandinelli ed è entrato Rosi. Prova penetrazione Kibildis, che non ho capito chi l'ha dato l'MVP. Aspetta, intanto dico il fallo, credo ricambi. L'MVP l'ho dato a Suliauskas, credo sia anche il tuo, vero Federico? Ma direi proprio di sì, penso anche un cieco l'avrebbe visto. Il giocatore ha fatto la differenza nel muovere il pallone, avrà dato più di 10 assist, ha fatto una doppia sicura con grande scioltezza. Insomma, Tarchi, allora veniamo a noi. PL è andata in Serie B, Virtus, Agliana, Castel Fiorentino e Spezia sono dell'accoppiamento ai playoff. Bilancia, se vuoi chiedi l'aiuto anche di Armellini. Intanto un buon alto basso tra Cambi e Del Secco, ma l'arbitro vede un fallo in attacco. Sì, molto, molto velocemente, perché poi commentiamo la partita. Allora, per i valori visti, commentiamo gli ultimi due minuti, dai. Per i valori visti in campo, per le squadre che ho visto durante questa stagione al Palla Filarete, direi che tra le quattro pretendenti Spezia mi sembra quella con più armi nel suo arco per portare a casa la promozione. Però non sottovaluterei né Ayana né Virtus, che sicuramente io il hanno tanto da dire. Metti un penny su Virtus e forse va bene. Ayana purtroppo è stata decimata, purtroppo l'infortunio di Tucci non è da poco per la formazione pistoiese. Vediamo, comunque a giocatori di valore si farà sicuramente valere. Intanto Casone sbaglia una tripla, rimbalza di Spillantini. Guardiamoci e gustiamoci questi ultimi 110 secondi di gara. Spillantini marcato da Putti, blocco di Del Secco che riblocca perché Putti è passato dietro, la palla finisce fuori a Rosi che consegna a Padoin. Vediamo se Padoin si prende una conclusione al limite dei 24, subisce il fallo Padoin e avrà la possibilità di mettere a segno i suoi primi punti in questa Serie C. Sì. C'è Spillantini e Del Secco, entra Coli e Secco. E vorrei sottolineare che in campo ci sono due 2005 e un 2004. È garbage time, è tutto vero, però comunque è sempre bello vedere i giovani che crescono nel vivaio e che fanno l'esordio in prima squadra e soprattutto vanno a segno. Bravo Marco! Sì, assolutamente sì. Poi da qui bisogna migliorare tanto. Non basta la giovane età, ma a segno Padoin. È giusto rimarcarlo, è giusto non accontentarsi, bisogna migliorare giorno per giorno, soprattutto quando sei giovane, ti devi allenare, devi aver fame, perché alla fine tutti si invecchia e non basta più la gioventù. Coli ruba il pallone, uno dei grandi artefici di questa stagione gialloblu nelle tante annate in Serie D under 18 e anche gold. Secondo te a Coli gliel'hanno fatto il pulsante per frenare? Perché secondo me no, l'ho già detto, come un giocatore del Deportivo, in quel Deportivo Milan. Io non ho mai visto la squadra correre in quel modo e non ho mai visto Coli correre. L'auto è incredibile di Coli, visto l'allenamento, era all'inizio stagione il preparatore, il cambio di direzione, di senso che ha fatto, cioè non, sembrava quasi non toccasse terra. Io avrei lasciato entrambe le ginocchia.
solo penso quel cambio di senso lo fa Coli e ora si tocca Santi qui e Rafa Nadal, però lì si tocca Santi. Beh, abbiamo gambe. Abbiamo spaziato su tutto il campo sportivo, dal questo calcio alla pallacanestro al tennis addirittura. Pensati. Che uomo di cultura sei. Ma. Grazie alla meteorità. Troppi complimenti, ce li meritiamo. Abbiamo l'ultimo minuto di questa stagione, ci stiamo arrampicando per portare in fondo questa telecronaca che iniziamo la partita poco da dire. Ricordiamo l'ultimo appuntamento per la squadra di Coach Zanardo, sarà domenica alle 6:30 nella Mata Livorno, alle 6 o 6:30 contro i già campioni promossi già in Serie B. Complimenti a PL Livorno. Rosi? Alle 6, confermano dalla regia. Sec, subito, prende e spara da 3 punti. Sec, primo ferro fuori, Coli va da una botta, voleva prendere anche quella. E adesso si mette in difesa. Su Putti, piccherò con Menicocci, ancora Putti. Passaggio, bella palla, sì, anche Gaspani, rimbalzo. Rosi, di Rocchi, rimbalzo di Spezia. Rosi, transizione per Coli. Prende, si riesce a fermarsi in un nanosecondo, prende e spara anche questo, sta tirando tutto quello che c'ha per le mani. Ultimo possesso per Spezia, anche se non potrà andare fino in fondo. Putti, ancora un piccherò alto, cambia su quel pick, Putti si arresta, gliene mette 2 in faccia e credo che con questo altri 2 punti si concluda la partita. Ah, secondo me Legnaia vuole cercare una conclusione, sì, soprattutto per i più giovani. Ma è Rosi a mettersi in proprio, lo scarico per Padoin, prende la tripla. Sì, Marco! Mettere a segno la tripla. Contentissimi per Marco, tanti applausi per lui. Però il punteggio sembra un po' la scena, no? Di 3 uomini e una gamba, quando fanno vedere tutti i gol di Aldo, Giovanni e Giacomo, e poi dice: ah, beh, hai visto la rovesciata, bella, il rigore parato, bello, ma come abbiamo fatto perdere 10-3? Esatto. Sì. Si conclude la partita sul, sembra un po' quella scena, si conclude la partita sul 52-74 per Spezia e porta a casa la vittoria e 2 punti importanti sicuramente. Tanto si salutano le squadre, lascio un ultimo commento al mio fido compagno Federico Pistolesi e poi vi salutiamo. Ma sai, il commento finale diventa complesso farlo, è complicato, si diventa ripetitivi. Abbiamo visto una Legnaia solamente un po' in difficoltà a questo livello, ma deve far tesoro di questa esperienza. Non è tutto da buttare via, deve questa esperienza con le migliori squadre molto più attrezzate di Legnaia. Dovrà porre una riflessione su quello che vorrà fare Legnaia da grande del futuro. Sicuramente i giovani del vivaio non gli mancano, ma per essere competitivi non serve solo i giovani, serve sicuramente dei giocatori che ci sono già da ora, che hanno fatto un percorso, che continueranno, credo, non spetta a me dirlo, a farlo. E niente, sicuramente portiamo a casa questa esperienza. Detto ciò, un saluto a tutti dal Pala Filarete, da parte di Federico Pistolesi, e faccio il nome anche di Pietro Tarchi, è andato a dare un foglio a un assistente di Spezia. Vi auguriamo buonanotte e vi ricordiamo che domenica ci sarà l'ultima partita della stagione per la Serie C Gold di Legnaia, impegnata a PL Livorno alle ore 18. Un saluto e un ringraziamento a tutti. E da Pietro Tarchi e Federico Pistolesi è tutto, una buona serata. E buonanotte. Diceva siamo questi. Simone aveva ragione. Simone si può mettere in discussione. Simone